La Fondazione Armonia d'Arte come concessionario dei servizi cosiddetti aggiuntivi, quindi all'utenza, ma soprattutto dell'animazione culturale, tende a valorizzare Scolacium ed è una Scolacium non solo d'estate, quindi non solo festival, ma dopo Pompei Scolacium verrebbe voglia di dire. E sì, perché qui a Scolacium ancora una volta la grande qualità artistica dice la sua. Perché? Qui oggi i più grandi artisti della Asemic Writing sono di scena. Siamo molto felici di tutto questo perché vuol dire che la Calabria può essere un interlocutore per la grande arte, la grande cultura. Chi ha pensato anche questa mostra che Utsanga.it, una rivista di ricerca di linguaggi contemporanei, ed è fascinoso il fatto che i linguaggi contemporanei siano allestiti all'interno di un museo archeologico. Questo è un fatto interessante culturalmente, ma pensiamo anche che possa davvero far arrivare a Scolacium d'inverno, in un momento di bassa stagione, anche quei visitatori che magari in altri momenti o per altre ragioni non verrebbero. Quindi una grande sinergia di forze, ci sarà anche qualche opera che andrà al Marca, poi a Catanzaro. Insomma, pensiamo che gli attori principali di questo territorio se la stanno giocando tutta perché da Scolacium e dal territorio di Scolacium, da Terre di Scolacium, che è il nuovo brand che la Fondazione Armonia d'Arte sta cercando di lanciare, ebbene da qui un messaggio di positività per una Calabria che funziona. Rossella Galati per la CNews 24.